31 dicembre 2022. Cerchiamo di fare un bilancio di questo anno appena trascorso con il sindaco e lo facciamo camminando. Certo, ci mettiamo in difficoltà noi stessi, però serve per interessare un po' tutti. Allora, sindaco, che anno è stato? Soprattutto a livello amministrativo per la nostra città. E la prima domanda specifica che le voglio fare, quanti finanziamenti sono arrivati a Mesagne? Il 2022 è stato un anno complesso intanto perché le vicende della guerra e le speculazioni che ne sono derivate rispetto al costo dell'energia hanno reso tutto più complicato a tutti i livelli istituzionali, ma immagino che la vita di tutti i cittadini sia stata più complicata perché ovviamente il costo dell'energia aumentato in questa misura ha procurato guai seri anche e soprattutto alle imprese. Non Per cui solo l'energia, anche l'inflazione, sono aumentati tanti beni di consumo per le famiglie, quindi davvero complicato. è così, quando aumenta l'energia aumenta il costo di ogni prodotto, sia quelli di beni di consumo, come hai detto tu, ma anche quelli legati ai materiali, insomma, aumenta tutto, tutto collegato all'energia. Per cui un problema serio, un problema che abbiamo dovuto affrontare nei diversi livelli istituzionali in cui lavoriamo, e quindi, insomma, si sta provando, insomma, a tenere testa a questa difficoltà. Le cose stanno cambiando gradualmente, insomma, vediamo, speriamo che il 2023 da questo punto di vista riporti una certa stabilità. Nel frattempo però non siamo stati con le mani nelle mani, abbiamo programmato una serie di interventi, di lavori sul territorio comunale, lavori pubblici, e abbiamo preso veramente tantissimi finanziamenti, tanti, 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 tanti. Alcuni dei quali partiranno proprio nel Ecco, 2023, eh perché sì, perché la domanda che le voglio fare è questa, no? Noi abbiamo raccontato anche su suggerimento degli uffici stampa che ci sono arrivati tanti finanziamenti, io ricordo per esempio quello per Contrada Calderoni, no? La riqualificazione del quartiere Grutti, ma quando iniziano questi lavori? ecco, lì c'è un cronoprogramma che ha subito un lieve ritardo proprio in virtù dell'aumento dei prezzi anche delle materie prime. Ora però, insomma, dopo che lo Stato ha riconosciuto a tutti i comuni che hanno ricevuto questi finanziamenti un aumento del 10% delle risorse per far fronte a queste difficoltà, siamo nella fase in cui si può partire. E quindi proprio la rigenerazione urbana Grutti-Calderoni, la posa della prima pietra sarà effettuata ai primi di giugno, o meglio, non si può andare oltre i primi di giugno. Contestualmente ci sono moltissime altre opere pubbliche che verranno realizzate nella città, penso alla riqualificazione anche dello Zecchino, dove verrà ristrutturato il macello, l'ex macello, e lì ci sarà uno spazio polifunzionale dedicato in particolar modo ai giovani, a coloro che coltivano la passione della Dello sport, cultura, dello dello qual. sport, e quindi uno spazio, un ulteriore spazio per le giovani Probabilmente però con questa generazioni. consigliatura non riusciremo a vederla. Come no? Assolutamente sì, anche lì i lavori partiranno a breve. Lo stesso palazzetto dello sport verrà ristrutturato, abbiamo preso un finanziamento di 800.000 euro e tra maggio e giugno partiranno i lavori anche lì. Diciamo che il 2023 è l'anno in cui partiranno moltissime opere pubbliche, verranno rifatte moltissime strade, abbiamo preso dei finanziamenti per rifare il bitume sulle strade, Sindaco, partiranno. non parliamo delle strade, perché molte strade, soprattutto dei quartieri periferici, sono davvero disastrose. Dobbiamo Causa parlare delle strade. Ah. anche tanti lavori ai sottoservizi che sono stati fatti, si stanno facendo, no? Ma quanti chilometri di fogna nera è stata sostituita? Allora, le strade che voi vedete in cattive condizioni, sono in prevalenza quelle dove sono stati effettuati i lavori per rifare le fogne nere, che qui a Mesagne, insomma, ricorderete, insomma, non funzionavano proprio bene. Probabilmente il fatto che ora qui a Mesagne non si sentano più i cattivi odori che si sentivano un tempo, si dà, diciamo, pare un fatto scontato, ma non è affatto scontato che possa accadere, perché per fare questo occorre che ci siano questi lavori, che sono lavori complessi,
perché rifare le fogne è l'opera pubblica più complessa che si può fare all'interno di una città, perché bisogna scavare, bisogna mettere in posa le nuove tubature e poi bisogna fare in modo che il terreno, prima che la strada venga riasfaltata, possa assestarsi. Quindi è un'operazione che a volte dura tra i 5 e i 6 mesi. Tra l'altro nel 2023 rifaremo anche le fogne bianche, abbiamo preso un finanziamento importantissimo per la mitigazione dei problemi idrogeologici di cui Mesagne è ancora, insomma, purtroppo vittima, anche se molto meno rispetto al passato. E poi veramente abbiamo un'infinità di ulteriori opere pubbliche che riguardano le strutture sportive, che riguardano le nostre scuole, che riguardano la zona industriale. Le voglio fare a questo punto una domanda strategica, diciamo così, da un punto di vista politico. Molti oppositori alla sua amministrazione dicono che questa amministrazione si è concentrata molto nel centro storico e molto di meno invece nelle periferie. È vero o no? Esattamente l'opposto, perché gli interventi strutturali, quelli dove verranno investiti maggiori risorse, avverranno proprio nelle periferie, cioè l'opposto di quello che è stato detto. Certo, i cittadini non se ne sono ancora accorti perché abbiamo programmato questi interventi, però nel 2023 finalmente partiranno queste opere pubbliche e si accorgeranno che riqualificheremo i Grutti, riqualificheremo lo Zecchino, riqualificheremo il Paesiello, riqualificheremo Sant'Antonio attraverso un progetto di riqualificazione delle villette, riqualificheremo Mater Domini perché lì a breve cominceranno i lavori sulla scuola Giovanni XXIII e verranno buttate giù, insomma, quelle pareti che circondano la scuola e verrà realizzato un parco. Che abbiamo verrà utilizzato dal quartiere, insomma, dalla città. Quindi il grosso degli investimenti che farà la nostra amministrazione va esattamente in quella direzione, nella direzione delle periferie. Però basta andare ad esempio nel rione Seta, dove abbiamo rifatto tutte le fogne nere, insomma è evidente. Una volta rifatte le fogne nere poi, dopo 5-6 mesi di sofferenze da parte dei cittadini, viene rifatto anche tutto l'asfalto, quindi le strade sono perfette. La stessa cosa sta avvenendo nel Paesiello e avverrà in tantissime altre zone della città. Va bene, noi la crediamo, vedremo insomma il 2023. Il 2022 è stato anche l'anno della elezione a presidente della provincia, della conferma a presidente dell'autorità idrica pugliese, il sindaco di Mesagne. Ma come fa a conciliare queste tre, diciamo, funzioni importanti istituzionali? Beh, certamente non è una cosa semplice, ma è una cosa che si può fare nel momento in cui si hanno collaboratori che risultano essere all'altezza. Io qui a Mesagne ho uno staff personale che funziona egregiamente, ho i miei assessori che lavorano tantissimo, ho i miei consulenti politici che non fanno mancare mai il loro impegno, ho i consiglieri comunali che con passione ci sostengono e ci aiutano in ogni occasione in cui è necessario. Presso l'autorità idrica pugliese ho trovato un management di altissimo livello, anche i sindaci, gli altri quattro sindaci di Puglia, insomma, che collaborano con me, sono persone che si danno da fare. Abbiamo avuto questo rapporto costante con il sindaco De Caro, con Salvemini in passato, ora sono arrivati sindaci nuovi, anche loro molto 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 dinamici, per cui insomma non è così complesso. L'importante è avere le idee chiare. In provincia ovviamente le difficoltà sono maggiori perché dopo la riforma del Rio le province hanno conservato funzioni importantissime, ma purtroppo la dotazione finanziaria non è affatto adeguata. Pare che il governo si stia orientando a proporre una riforma che possa ridare alle province una funzione maggiore. Noi intanto nel frattempo proviamo a fare il nostro dovere e anche lì c'è una bella notizia, perché entro i primi di gennaio verrà affidato l'appalto per la conclusione dei lavori della circonvallazione di Mesagne, che è un mamma, questa essere... circonvallazione non si finisce mai, insomma. Io tra l'altro arrivato alla provincia mi sono reso conto che l'ultima parte, diciamo, di lavori da fare non era stata finanziata. Ci siamo messi alla ricerca di alcune risorse non spese, siamo riusciti a trovarle e contestualmente abbiamo finanziato l'ultima azione della circonvallazione di Mesagne, ma anche quella di San Pancrazio Salentino. Cosa significa? Che una volta realizzata quest'opera,
avremo finalmente realizzato questo progetto straordinario di unire i due mari senza che l'automobilista passi da nessun comune. Cioè uno parte da Brindisi e arriva sulla costa ionica, Torre Labillo, Porto Cesareo, senza mai attraversare un comune, che è un fatto importantissimo perché rende più appetibile anche il nostro territorio. Quest'anello a Mesagne quando si finirà? Proprio come tempi? Io sono convinto che prima dell'estate faremo l'inaugurazione della nostra circonvallazione. Sono molto fiducioso, abbiamo, ripeto, a breve avremo la ditta che dovrà realizzare il lavoro e speriamo che non ci siano ricorsi, perché poi il problema spesso sono i ricorsi che le ditte si fanno tra di loro, che questi ricorsi ovviamente poi ritardano moltissimo i lavori. Sindaco, queste sono le cose positive, le cose fatte, le cose da mettere diciamo in evidenza. Non possiamo farlo perché il tempo è sicuramente tiranno, ma quali sono state le cose, i punti negativi di questo 2022? Può essere considerato un punto negativo non l'assenza, ma la poca incisività dell'opposizione alla sua amministrazione? No, guardi, io non credo che le opposizioni debbano necessariamente essere rumorosi. Io credo che le opposizioni esercitano una funzione istituzionale importante. Ad esempio in provincia, io l'altro giorno ho fatto un consiglio provinciale che è durato 20 minuti e sulla metà dei provvedimenti l'intero consiglio provinciale ha votato a favore. Perché? Perché le opposizioni hanno rappresentato alcune istanze. Abbiamo valutato che erano istanze non solo legittime, ma all'interno di queste istanze c'erano valutazioni pertinenti e utili al territorio e le abbiamo accolte. Quindi non è una colpa il fatto di provare a tener conto anche del punto di vista delle opposizioni, cosa che noi facciamo ogni volta che è possibile e ogni volta che diciamo, le proposte sono intelligenti e in linea con i bisogni della città. E ultimamente a Mesagne spesso avviene che dalle opposizioni arrivano proposte interessanti, proposte che poi insomma arricchiscono il percorso che stiamo portando avanti, e non abbiamo mai problemi a cambiare anche idea quando le proposte che vengono dagli altri sono migliori delle nostre. E quindi insomma, ripeto, è un approccio diverso, un approccio anche umile rispetto al nostro ruolo, e lo facciamo veramente consapevoli che qui stiamo a rappresentare gli interessi dei cittadini e non interessi di altra natura. Interessante questa riflessione che lei faceva, e forse sulla scia di questa si può anche inserire questo cambio di opinione, diciamo, la scelta di quest'anno di non approvare il bilancio entro il 31 dicembre? Sì, è un fatto diciamo più tecnico, le opposizioni chiedevano i tempi per poter valutare bene lo schema di bilancio approvato dalla Giunta, e quindi abbiamo ritenuto che insomma, posporre di 10-15 giorni il Consiglio non rappresentasse un problema per noi. Abbiamo voluto tener conto diciamo, di questo bisogno, perché l'anno scorso effettivamente diciamo, non ne tenemmo conto e il Consiglio si concluse senza le opposizioni, ed è cosa che ovviamente noi non vogliamo che accada. Le istituzioni sono un luogo sacro e tutti dobbiamo onorarle in ogni occasione. Se lei dovesse conservare un'immagine del 2022, quale le viene in mente? Insomma, è un anno, ripeto, che prevale il fatto che sia stato un anno complicato, complicatissimo. Badate bene, gli effetti della guerra, la guerra in Ucraina, sono devastanti dal punto di vista dell'umano, morale, perché vedere la violenza rivolta anche ai bambini che muoiono sotto le bombe, lì dove evidentemente le bombe non sono affatto intelligenti. Quando c'è una guerra non ci sono obiettivi militari, vengono ammazzati tutti, insomma, anche coloro che non hanno nessuna colpa. Ma oltre a questo c'è stato un problema economico e sociale profondissimo per il nostro paese, i cui effetti non sono del tutto evidenti, ma potrebbero evidenziarsi nel tempo se le cose non dovessero cambiare. Perché, ribadisco, le speculazioni rinvenienti dalla guerra, perché il costo dell'energia è aumentato, perché le grandi lobby, le grandi multinazionali hanno speculato
rispetto a questa cosa, queste speculazioni possono produrre danni serissimi alla nostra economia, e quando non funziona l'economia di un paese vengono meno anche i sistemi di protezione, quindi lo Stato sociale. È una cosa che va scongiurata assolutamente. Il 2022 è stato un anno complicatissimo, speriamo che il 2023 sia un anno di pace e di riflessioni che hanno a che fare con un futuro sereno per tutti quanti. Oltre ai lavori che prima ci ha raccontato, che cosa ci aspetta questo 2023 nella nostra città? Oltre ai lavori pubblici ci sono tante altre cose, perché abbiamo tantissimi interventi che hanno a che fare con la cultura. Ci sarà una novità importante: la Regione Puglia probabilmente ci riconoscerà il titolo di prima città della cultura di Puglia, che è una cosa che è stata già decisa, e questo evidentemente punterà gli occhi di tutto il territorio regionale sulla nostra città. Avremo ovviamente una programmazione culturale di livello. Ormai Mesagne su questo fronte, a quanto pare, è considerata la città che opera in maniera più efficace su un tema che è quello della cultura, che è un tema cruciale, perché attraverso la cultura noi riusciamo a creare quel senso civico, quella capacità di riflessione, quella intelligenza collettiva che può produrre cambiamenti e miglioramenti nella vita di tutti noi. Bene, grazie al sindaco per la disponibilità che ogni volta che chiediamo ci accorda per fare questo bilancio del 2022 e lanciare l'inizio del 2023. Sindaco, vogliamo concludere con un augurio nei confronti dei mesagnesi e di tutti quelli che ci stanno ascoltando. Ovviamente auguro un 2023 ricco di soddisfazioni, di serenità, di salute, di gioia, di lavoro e soprattutto di pace a tutti quanti. Lo faccio con tutto il cuore, consapevole che ognuno di noi può dare il proprio contributo per rendere questo mondo migliore, nel nostro piccolo ovviamente, con l'umiltà con cui dobbiamo affrontare ogni situazione, ma ognuno di noi può essere importante. Tanti auguri a tutti. Grazie, auguri anche da parte nostra, da parte della redazione di qui Mesagne. Mi collego al sindaco dicendo che la pace non è una parola, ma, come diceva qualcuno, è un atteggiamento e soprattutto un cammino che si fa insieme. Grazie a tutti, bravo. Alla prossima.